Adesso parliamo di un'esperienza che c'è dal 63, stiamo parlando dell'acquario di Pirano in Slovenia, ci ha raggiunto un esponente dell'acquario, Vania Bonzina, ti prego di raggiungermi qua prima della tua esposizione. Una domanda, l'acquario di Pirano dal 63, un veicolo sicuramente di promozione e di conoscenza per il territorio. Sì, l'acquario era già nel 73 stabilito perché in quel periodo nella nostra parte del mare, la costa slovena, non c'era un adeguato acquario e i biologi marini della stazione di biologia di Pirano e un'associazione di acquaristi hanno deciso di fare un acquario piccolo, però per mostrare come ricco è l'ambiente nel Golfo di Trieste. Quanti specie diversi di pesci e altri invertebrati si possono vedere e conoscere nel nostro mare. Va bene, allora ti invito a fare la tua relazione. Buon lavoro. Tieni il microfono. Grazie. Più vicino. No, così. Sì, non è troppo vicino, se no, prego. Buongiorno a tutti. Oggi mi è un grande piacere partecipare a questo avvenimento, a questa manifestazione. Proverò in tempo che ho al meglio presentare al nostro acquario. I compiti che svolgiamo, come l'acquario è composto, e poi anche vedete il sistema tecnico, manutenzione e altre cose tramite le foto che le esporremo. Con la prima foto vediamo l'acquario vecchio situato nel mandracchio di Pirano, accanto a due edifici molto importanti per la città di Pirano. A vostra sinistra vedete il teatro di Pirano e a destra nell'edificio c'è il palazzo Trevisini di una famiglia importante a Pirano nel XIX secolo. Il vecchio edificio, come era qua su questa fotografia, non è stato rinnovato per niente fino al 2007, quando è cominciata la costruzione, la rinnovazione dell'acquario nuovo. Vedendo l'entrata principale sul piazzale, l'acquario occupava solo metà spazio del pian terreno e, essendo piccolo, con le vasche di capacità in circa 15 metri cubi solamente, aveva ogni anno circa 25-26 mila visitatori. Questa è l'entrata principale con il nostro simbolo dell'acquario, praticamente il cavalluccio marino, e il portale ancora oggi arricchisce l'entrata dell'acquario. L'entrata di servizio, dove ci sono ancora oggi le officine, e i disegni sono stati fatti dal noto grafico isolano Sergio Gobbo. Qua c'è anche ancora oggi tutta l'attrezzatura per il subacqueo e anche alla sede il club di sommozzatori RPD di Pirano. Vediamo già la sala principale con le vasche a muro che erano assai piccole. Mostro questa foto per poter far capire come piccole erano le vasche. Quella vasca frontale aveva solamente 2000 litri e l'altra accanto alla sinistra sono vasche con circa 100 litri per una e quelle a destra in circa 300 litri. In totale le vasche erano 25. L'altro lato della stanza con la pesce volpe in esposizione per
In questo modo la gente poteva vedere una delle 5-6 specie di pesce cani che sono molto comuni nel Golfo di Trieste. L'altra vasca, questa che abbiamo menzionato all'inizio, di 300 litri, con l'astice e l'anguilla, praticamente vedete come il spazio era piccolo e le condizioni per gli organismi non erano assai buoni. Il problema del vecchio acquario era anche il sistema del flusso d'acqua direttamente dal mare, che però alle stagioni di primavera cominciavano a intasarsi i tubi dove c'erano diversi incroci delle tubature, cominciavano a crescere diversi molluschi e anche intasare il flusso d'acqua. Succedeva tante volte poi che si perdeva molti organismi proprio per via del vecchio sistema che era già da tempo da cambiare, no? Questa è praticamente ancora una foto dell'acquario vecchio, questa vasca centrale che sembra abbastanza grande, però vedete forse circa 3.500 litri. Anche le stanze erano già abbastanza in condizioni praticamente mali. E vedete i muri sopra sono fatti, sopra le vasche in plastica, sotto erano costruite in asbesto. Questa è ancora una foto, organismi come erano esposti, visitore al meglio, pur essendo che il sistema e le vasche erano vecchie, però la collezione era assai sempre ricca e già allora avevamo tante specie di organismi, più di 100, come i pesci, pesci cartilagini e ossei, intorno a 70 specie. Lavori di manutenzione come si stavano svolgendo, anche l'amplificazione elettrica, tutto era già molto vecchio. Questo qua vediamo anche l'ex gestore, curatore dell'acquario, Svone Kral, che lavorava dagli inizi fino alla sua pensione. Il sistema impianto acqua marina per le vasche, come vedete, questo è stato già cambiato nel 96 per poter ancora lavorare, dire normalmente così, perché l'acquario fosse funzionabile. La ventilazione delle vasche si poteva svolgere solo in questo modo, in modo da aprire i sportelli e per un po' arrangiare le stanze. Vediamo già come si preparava l'alimentazione per i pesci, le sardine che ci portavano sempre dei pescheggi più grandi con quali lavoravamo, loro ci portavano l'alimentazione giusta e noi facevamo qualche lavoro sulle barche, diciamo se qualche rete si impegliava in elica o cose del genere. Questa officina di riserva, che era assai antica, vediamo anche una vasca di pietra collocata nella stanza. Se visiterete l'acquario vedete questa vasca di pietra nella sala di esposizione, una vasca molto antica da quale all'inizio si poteva lasciare l'olio d'oliva dentro. Il precedente curatore nella sua stanza officina, queste foto proprio a proposito le ho messe così che avete un'immagine di quali erano le condizioni di lavoro, quali erano le stanze, erano le pessime condizioni per lavorare normalmente. E pur sempre, come ho già detto, in circa 25-26 mila visitatori c'erano all'anno. Una foto del signore Ivan Stader, che era l'istruttore subacqueo, una personalità molto importante per
lo sviluppo del SUP non solo a Pirano, anche nella Slovenia, perché era uno tra i primi istruttori subacquei nella ex Jugoslavia ufficiale di riserva, si può dire militare, che era anche uno tra i membri dei commandos a Pola. E già siamo all'inizio dei lavori dell'acquario nuovo. Questa foto ci mostra l'inizio progetto, ed è un importante progetto per via che parteciparono assieme il Ministero dell'Istruzione e dello Sport, assieme con la scuola, così si sente bene? E qua anche possiamo vedere come questo collegamento importante tra tre istituti, come era l'albergo di Pirano, il comune di Pirano e il Ministero dell'Educazione, come già dicevo prima. Il progetto costava il rinnovamento dell'acquario intorno al 1700 euro e qua partecipava il comune perché allo stesso tempo si rinnovava anche il piazzale della vecchia pescheria. Sopra altri piani nell'edificio invece occupano le stanze dell'albergo di Pirano, sono gli appartamenti, oggi si chiama la casa Villa Piranesi. Si cercava di poter usufruire ancora dell'altro spazio, ancora un pian terreno, ancora sopra piano, il primo piano, per poter avere delle camere per gli altri acquari, avere una sala per presentazioni come questa oggi. Invece si è potuto avere solo intero pian terreno, così che l'acquario anche oggi, pur essendo che più grande, di dimensioni piccole, però ha una importanza, un valore molto grande per la nostra zona. Ecco come sembrava il cantiere a inizio dei lavori del gennaio 2008. L'acquario praticamente era stato costruito assai veloce, già nel 2009 a ottobre era stato ufficialmente aperto. La ditta che costruiva l'acquario si chiama Macro 5 da Capodistria. E già vediamo anche una foto quando era tutto demolito davanti al piazzale e l'interno dell'edificio dopo l'inizio dei lavori di demolizione. La foto qua ci mostra l'impostazione della tubatura, però vedete quanti tubi servono per fare un sistema d'acqua, collegare non soltanto le vasche, però tutto il sistema fino alle pompe dalle quali l'acqua può entrare direttamente dal mare. Costruzione vasche sono state verniciate con una speciale vernice, queste che sono murate, per reggere al più tempo possibile l'acqua marina. Prova tenuta della vasca, quella vasca che abbiamo visto all'inizio, che era stata solamente trasportata nella stanza nuova e un po' anche rinnovata. Verso la fine dei lavori è già più facile vedere come anche la differenza tra l'acquario vecchio e quello di oggi. Montaggio pompe, il sistema tecnico dietro all'officina, dove vedete sto impiegato, il lavoratore che è nella vasca al pian terreno. Qua in questo posto ci sono diverse vasche di riserva dove in estate possono anche occupare per esempio le tartarughe marine, le carete che nelle nostre zone sono molto numerose nei tempi estivi. Controllo pompe, da qua si può vedere esattamente più vicino quante pompe ci sono, quali sono in uso per poter al meglio possibile avere l'acqua giusta per gli organismi e le specie marine che li ospitiamo. Vediamo il signore qua accanto al
collega di lavoro, Walter Gisa, che sta controllando una pompa. Praticamente da lui vicino c'è la vasca dove l'acqua entra dal mare, da un'altra pompa che è situata vicino alla spiaggia di Albergo di Pirano, che non è lontano circa 20 metri, e da questo tubo l'acqua va verso la pompa nel sistema delle tubature, anche nelle vasche dove ci sono pesci in esposizione. Dopo qua c'è altro collegamento e altre pompe che servono in estate a calare la temperatura dell'acqua. Poi c'è una pompa che si usa per il skimmer, dal skimmer che è molto in uso ultimamente per gli acquari marini, e dal quale si possono estrarre le sostanze organiche e anorganiche e tutto quello, il sporco anche che passa i filtri. Poi ci sono due pompe ancora stesse come queste, che invece sono usate per poter muovere l'acqua attraverso le tubature fino alle pompe, fino ai refrigeratori che si trovano sul tetto della casa. Sotto queste costruzioni metalliche ci sono due filtri più grandi, fatti in modo che l'acqua si pulisce meccanicamente. Ci sono diversi strati di sabbia di altezza in circa 70 centimetri, e anche questo è il modo giusto per poter pulire l'acqua. Usiamo sempre il sistema semichiuso, col quale possiamo avere l'acqua di qualità giusta quando il mare non è calmo e ci sono venti che vengono, o scirocco per esempio dal sud, che mescolano l'acqua, il fondale, e poi in quei periodi non cambiamo l'acqua. L'acqua si cambia periodicamente una volta alla settimana, in circa un decimo il percentuale della tutta la capacità delle vasche. La capacità delle vasche è intorno a 85 metri cubi, e in questo modo possiamo anche regolare la temperatura. D'inverno non abbiamo l'acqua di temperatura inferiore ai 15 gradi, ed estate l'acqua non passa i 22 gradi. Se ricordate bene, 2 anni fa, che erano le temperature altissime nella nostra zona, anche nell'intero Golfo Adriatico, la boa che vicino alla punta di Pirano ha misurato 32 gradi fino a profondità di 2 metri dalla superficie, che era a sé una temperatura elevatissima anche per la nostra zona. In quel periodo l'acquario non aveva più di, come già menzionato prima, 22-23 gradi, così che questo sistema nuovo è perfettamente usabile e funziona molto bene. Il sistema di ventilazione dei locali, mostrato prima la vecchia foto come si poteva arreggiare le vecchie vasche, invece questo sistema elettrico automatico funziona di giorno può emettere fuori dalle stanze l'umidità che si accumula. Già vediamo l'altro dell'officina, dove qua era ancora in costruzione, adesso ci trovano diversi frigoriferi, c'è un ufficio anche sopra il piano, e dall'altro lato c'è ancora un piccolo magazzino. Invece sotto abbiamo anche un generatore elettrico che si accende quando c'è la perdita dell'elettricità, e anche abbiamo un compressore per poter caricare le bombole per l'attrezzatura subacquea, per poter anche andare da soli a prendere e cercare gli organismi che ci servono per
riempire adeguatamente le nostre vasche. Qua c'è già, si vede assai bene verso la fine della costruzione del piazzale davanti all'acquario, che una volta era l'antica pescheria, e vorrei farvi mostrare anche l'antica foto alla fine del XIX secolo o all'inizio del XX secolo, dove una volta si vendeva praticamente ogni giorno il pesce fresco che si pescava alle parti di Pirano. Vorrei solo dire qualche cosa della storia anche della pesca. Il Pirano sempre trava il profitto, i piranesi pescavano il pesce, era il guadagno quasi principale, la cosa più importante era la vendita del sale. Dal vicino porto venivano le barche tipiche per quel tempo, i bragozzi, i braziere, di trabaccole, i topi, le batane, quelle barche tipiche della nostra zona, fatte di legno. Praticamente ogni mattina, già alle 7-8 di mattina, si vedeva una situazione come così, dove si poteva comprare vario pesce della nostra zona. Ancora una cosa, qua l'edificio, vedete, più basso, è stato forse 90 anni fa ricostruito, alzato. Questo ufficio aveva a sede diverse istituzioni, erano ai tempi del Regno d'Italia c'erano i doganieri, prima al tempo asburgico c'erano della ufficiale capitaneria, sempre cambiava, voglio dire, l'uso dell'edificio era nella storia molte volte cambiato. Qua vediamo già l'edificio nuovo ricostruito nel Mandriacchio di Pirano. La posizione dell'acquario è molto strategica, perché vediamo la parte della costa vicino all'acquario, ci sono diversi pescherici piccoli con quali siamo ogni giorno in contatto e che ci anche aiutano a portare diversi pesci che è impossibile prendere sotto acqua con le attrezzature SUP. Questi sono diversi pesci cartilagini, per esempio come trigone, le sogliole, poi ci sono diversi pesce cani più piccoli, pesce gatto, ogni tanto ci portano anche le tartarughe che si sono impigliate nelle reti, e anche l'acquario, l'altro punto strategico è la vicinanza dell'acqua, vedete, del mare, il teatro è solo la casa che occupa lo spazio tra l'edificio, e praticamente si può andare a piedi verso la riva, da quale si può ritirare diversi organismi che vivono già nelle vicinanze. Non è un fatto non importante dire che sul Golfo di Trieste sono presenti più di 1400 diverse specie marine che vivono qua, e questo è anche un dato per i visitatori comuni molto importante, e tanti che vengono dalla parte Slovenia interna non possono credere o non hanno un'idea giusta cosa di tutto si può vedere nei pressi anche solo del Golfo di Portorose o del Golfo di Pirano, qua nelle vicinanze. Il panorama notturno ha anche una foto molto bella dove si può anche vedere il centro storico. Qua dove sto prendendo il mouse c'era anche prima, ancora 100 anni fa, l'entrata nel Porto Vecchio di Pirano, dove c'è ora la Piazza Tartini. Intorno al 1898 c'era inaugurato il 200 anniversario della nascita di Giuseppe Tartini, hanno ricostruito, fatto il piazzale adeguato, più grande, per gli avvenimenti che si svolgevano nell'anno. Non era la ragione che hanno chiuso il porto per via che l'acqua era molto sporca, questo era vero, però un noto architetto triestino ha già fatto allora i progetti per poter risanare il porto e l'acqua
portò nel vecchio Mandracchio. E già c'è la cerimonia di apertura dove c'erano diverse eminenti personalità, l'ex ministro Lukšić del ministero della scuola, il nostro presidente accanto Marian Tončić e alla destra l'ex sindaco di Pirano. Purtroppo c'era un periodo anche in quale si decideva la sorte dell'acquario, in quale volevano chiudere per sempre l'acquario in centro di Pirano, che sarebbe stato un grave sbaglio, e spostarlo alle vicinanze pressi di Fornace, dove c'è situata la stazione biologica. Per fortuna questo non è avvenuto e oggi vediamo che l'acquario era stato un investimento molto giusto. Il funzionamento e manutenzione, già prima ho un po' menzionato che usiamo il sistema chiuso con il quale si può controllare la temperatura, e poi c'è anche lo sterilizzatore con i raggi UV e ozonizzatore in quale si può cambiare la qualità d'acqua. In acquario c'è sempre anche il veterinario che viene 4 volte al mese, che controlla se i pesci stanno bene, se i parametri dell'acqua sono giusti, e in questo modo abbiamo anche noi una maggior tutela sui nostri organismi che li ospitiamo in acquario. La capacità, su questo slide potete vedere delle vasche, il volume intero è di circa 85 metri. Poi ci sono diverse vasche situate nelle 2 stanze, in totale ci sono ancora oggi 25 vasche esposte al visitatore e le altre 4 invece sono una per la quarantena, per i pesci che sono malati o che non si comportano bene o stanno male, anche 3 vasche per ospitare dei organismi nuovi, anche in estate maggiormente le tartarughe. Questo la vasca col polipo comune e il sarago fasciato, una fotografia molto bella che mi sembra da poter anche esporre. Abbiamo sempre anche i polipi che sono presi nel nostro mare. Come ben sapete non ci sono tanti, vivono su strato, su fondale roccioso, e anche in acquario non hanno una vita lunga, diciamo circa 2 anni come il massimo che possono resistere. Noi cerchiamo sempre di mostrare al meglio gli organismi comuni e i pesci che sono tipici per il Golfo di Trieste. Abbiamo sempre in circa 140 diversi invertebrati e intorno ai 80 pesci ossei o anche cartilagini. Il maggior gruppo, la famiglia dei Sparidae, che è anche molto diffusa nella nostra zona, li abbiamo esposti in diverse vasche. Poi c'è una vasca ancora all'inizio dell'entrata dove abbiamo fatto una struttura tipica della zona costiera da Lazaretto fino al fiume l'uscita di Dragonia, col confine della Croazia. Poi, in questa foto avanti, possiamo vedere come sono già le vasche esposte. La vasca centrale, quella principale, al pian terreno, è più grande che invece prima nel vecchio acquario tutte vasche insieme, così che la capacità della vasca, questa, da pian terreno, ha capacità volumiche maggiori del tutto vecchio acquario. Le fondamenta dell'antica chiesa che sono state scoperte durante la costruzione dell'acquario è dedicata al San Nicolò, che era il protettore in questa zona per i pescatori e i marinai. La chiesa probabilmente deriva dal X secolo o XI secolo,
Non so se sapete, forse è un dato importante che a Pirano ancora ai tempi di Venezia c'erano 20 chiese di diverse dimensioni, erano i piranesi vecchi molto religiosi. Poi dal traffico commercio del sale potevano anche dedicare denaro per la costruzione di questi monumenti sacri. Dall'altro lato vediamo anche le fondamenta che è molto interessante quando ci sono le acque alte nell'autunno, anche influisce la posizione della luna, anche per via delle varie cose che succedono naturali, anche l'acqua viene dentro nell'acquario, qua nelle fondamenta, qualche volta anche 10 centimetri, perché l'acquario è praticamente forse 6 metri dall'entrata del mandracchio. La vasca centrale ottagonale, nel quale abbiamo sempre in disposizione diversi pesci delle misure più grandi, corporeo, e in queste vasche più piccole invece ci sono esposti, queste 8 vasche dietro, diverse specie delle labridi, che è il secondo gruppo più importante della nostra zona, dove il visitatore può ammirare diverse colorazioni di queste specie, che sono da noi circa 20 o 22, i pesci molto colorati, anche per di più il maschio, che sono i pesci di statura corporea molto piccoli, circa 20 centimetri non superano. La vasca esagonale fa l'esempio come le diverse specie di pesci vivono in mare, anche se prendiamo l'infralittorale, solo dall'entrata all'acqua fino a 10-12 metri, e così strutturiamo questa vasca per dare dentro diversi pesci che occupano diversi sustrati o altezze a livello del mare fino al fondo, al fondale. Adesso abbiamo al momento le morene e le balestre, che li prendiamo maggiormente nei mesi estivi. Questa foto ci mostra come si deve in alcune vasche pulire i vetri per la manutenzione anche delle vasche, per poter spostare o cambiare le cose, anche i sassi e gli organismi. Praticamente qua possiamo vedere sopra la leccia, che è un predatore molto comune in tempi estivi, ultimamente, negli ultimi anni, nella nostra zona. Posso dire che molta gente neanche non conosce questa specie, sul mercato di pesce ha questo pesce a un prezzo molto basso, o anche qualche volta non si può avere neanche 4 euro per chilo. Molto simile al tonno, questo esemplare qua da noi vive già 2 anni, un dato molto importante dal quale possiamo capire come la qualità dell'acqua è adeguata a quella del mare e le condizioni di vita sono molto buone. Questo pesce era stato prima catturato da un pescatore a canna, dopo scappato, però l'hanno preso i pescatori con le reti a strascico. Aveva la mascella storta, si è danneggiato, e poi da noi pian piano in 4-5 mesi ha ripreso le forze e cominciato anche dopo a mangiare, così che anche posso dire ucciso i pesci più grandi. Qua accanto nell'angolo sotto vediamo il dentice, che purtroppo non abbiamo più, è diventato molto territoriale, ha preso diversi quelli che forse li prende, erano pericolosi forse per lui, pensavano. Qua vediamo il controllo della tenuta della vasca. Fino adesso 2 anni non avevamo avuto problema con le tenute dell'acqua. Questa vasca una volta solamente, forse anche per via della costruzione esagonale, dovevamo svuotarla di nuovo e riempirla, e la ditta che faceva costruzione delle vasche, la Sirius Mare di Roma, ha di nuovo riparato la vasca, adesso funziona normalmente.
Questo è un slide molto importante per i visitatori che vengono un po' scritto solo semplificato, però volevo mostrarvi cos'è il compito anche importante dell'acquario a di fruire come importante tutelare l'ambiente marino, a saper educare non solo le scuole elementari e superiori, ma anche dopo gli adulti che non conoscono il nostro ambiente e non sanno come ricco è il Golfo di Trieste e per quale è anche molto importante la biodiversità e come influiscono l'inquinamento, anche lo sviluppo del turismo, turismo nautico e come questa nostra zona è stata ricostruita e magari invasivamente tutta popolata, perché dal 54 in poi qua la popolazione si è moltiplicata 3-4 volte da quel che era prima la zona costiera. E così abbiamo sempre dei diversi organismi, diversi tipi di pesci che hanno che si distinguono tra gli altri, che hanno magari delle di importanti riferimenti o dal fondale del quale sono stati catturati, o come si contraddistinguono uno dall'altro, che diciamo che è importante sapere che ci sono più pericolosi all'uomo i pesci, quelli che sono velenosi, non i pesci cani, che sono magari sempre 5-6 specie non pericolose per l'uomo. Ogni tanto abbiamo qualche anche specie rara da noi, come l'aragosta, che abbiamo portato all'acquario di Pola, e abbiamo al momento anche le castagnole rosse, le redditriglie, poi dei diversi coralli, anche l'Astroides scalipularis, che sono diffuse nelle altre regioni, come ben sapete, anche più in basso del Mediterraneo. La lecce dall'altro lato, con le gransievole e le anemone. Noi per il momento l'abbiamo ancora, la vasca questa che occupa è abbastanza grande poter averlo, dopodiché anche lo porteremo di nuovo in acqua. Adesso questa lecce ha in circa 6,5 kg di lunghezza intorno ai 70 cm. E come ben sapete questa liciamia può crescere nel mare Adriatico fino a misurare 1,60 m e pesare anche 35-40 kg, e questi esemplari erano già catturati anche nel Golfo di Trieste. Questa è la vasca con i frati, dove possiamo vedere anche gli altri organismi. Io ho mostrato, vedete, dei diversi diverse foto di organismi, non adesso troppo per cercare di spiegare i dati più importanti in una specie, solo per farvi vedere come lavoriamo e cosa stiamo mostrando ai visitatori, e magari cosa possono anche vedere, come delle specie che vengono da noi solo periodicamente o magari nei mesi estivi, come la balestra, che è questa specie, la Balistris carolensis, è l'unica specie mediterranea che è diffusa anche nel mare Adriatico. E poi la murena, la foto è stata messa perché nello scorso anno è stata ritrovata nei pressi di Pirano un esemplare della murena che fino ad oggi non si è mai trovata. Sempre si pensava che le murene vivano sotto la penisola sotto l'Istria e non tanto più nell'altro Adriatico. Il pagello fragolino è un esempio come le tecniche anche da noi non adoperate giustamente, le reti di strassico, anche prima il rampone che è stato proibito già più di 20 anni fa, come facevano i danni per diverse specie di pesci, ma non solo i pesci, anche per gli altri tipi di organismo.
Purtroppo da noi non c'è il divieto di pesca con le reti a strascico, come prima era metà anno non si poteva pescare, adesso si può pescare tutto l'anno, e il pagello che era diffuso nelle nostre zone in quantità maggiore oggi si sta accoppiando già esemplari più piccoli che anche non va bene che gli esempi non maturati si già accoppiano, e adesso oggi praticamente dire è già molto difficile a pescare il pagello fragolino di peso un chilo e mezzo si trovano, però sono in quantità molto minori. La scarpena, uno tra i tre pesci velenosi che abbiamo in acquario, anche questo è un dato importante per i visitatori che possono scoprire dei pesci magari all'inizio innocui a vista, dopo cosa può succedere magari non adeguatamente a prenderlo in mano. Poi il veleno, come ben sappiamo, è termolabile, che quando al modo di cucinare alla temperatura più alta, questo veleno non è più pericoloso. E diversi organismi, come anche le spugne, che puliscono l'acqua, che sono il filtro naturale, questo è tutto molto interessante per la gente comune che magari la prima volta vede il mondo subacqueo. Il tordo celato, il Sympodus ocellatus, uno rappresenta la famiglia delle abridi, anche molto importante saperlo che il maschio costruisce il nido che protegge le uova, anche le stesse femmine che le ha accoppiato, e che ci sono diversi maschi esemplari della stessa razza, satellitari, li possiamo chiamare, che vogliono usufruire del suo harem. Delle femmine anche possono cambiare il colore, assimilarsi alle femmine più piccole. E un dato importante anche che, come già ben detto, vedete come i maschi sono ben colorati e poi arricchiscono anche i nostri acquari di Pirano. Il cavallo, che la foto ha mostrato, perché anni precedenti la popolazione è molto diminuita, e adesso ultimamente nei pressi di Pirano, in questi 10 anni, la popolazione è maggiormente aumentata, e qua li possiamo vedere come nell'ambiente naturale, come nuotano maggiormente assieme, di giorno quasi impossibile vederli perché si espongono alla luce della luna di notte, e in quel periodo vanno anche a cacciare. La capesanta, anche interessante, perché su questa foto vediamo sulla conchiglia, sulla parte di sopra, ben visti sono gli occhi, in totale sono 11, con quale l'organismo vede e si può muovere all'indietro e scappare dagli altri predatori, come le stelle marine, o anche forse anche i ricci di mare più grandi. Lo spirografo, Sabella Spallanzani, che anche i visitatori quando vengono non sanno che questo è un vermo vivo, che vive nella tubatura, il tubo il quale si costruisce da solo, e questo fiore bellissimo esposto, che sono le sue branchie con quale può girare gli microrganismi che circolano nell'acqua tramite le correnti in mare, e così si nutrono, in questo modo si nutrono. Una bellissima foto, vediamo un raro esemplare, la tropedine bianca, che non è un pesce morto, è vivo, e questo era un fatto molto strano, e diciamo che sono molto pochi esemplari in color bianco. Noi avevamo avuto questa fortuna di ospitarlo nel nostro acquario. La cernia di fondale, che viene nei mesi estivi, anche altre specie di cernia
come ben sapete, vengono nel Golfo di Trieste nei mesi estivi più piccoli esemplari, perché qua ci sono giuste condizioni per la nutrizione, il mare non è poi tanto profondo, in circa 20 metri la profondità in media, e noi ogni tanto ospitiamo degli esemplari più piccoli anche di questa cernia. Purtroppo al momento alcune specie dei pesci organismi non possiamo tenerli, perché abbiamo il permesso di averli in acquario, però ci manca il permesso di non poter esporli ai visitatori, e questo purtroppo la legge in Slovenia, che vieta anche di avere le specie protette, anche le specie via in estinzione, farli esporre alla gente, però li possiamo avere dietro nelle vasche di riserva. Questo è solo un dato, volevo dirvi come la legge non è giusta anche nei confronti per la tutela ambientale, perché se siamo un'organizzazione che ha il compito di far mostrare alla gente delle specie che sono anche protette, che vivono la tutela dell'ambiente, penso che se hanno le condizioni giuste anche un esemplare della cernia di fondale non è che sia una cosa grave. Invece il reddito, quel che può mostrare una cernia esposta in acquario, anche la gente può praticamente capire, vedere, conoscere le specie che si vedono raramente, e magari se la trovano che la possono o portare in acquario o di nuovo rilasciarla nel suo ambiente naturale. Adesso vedremo delle foto come si prepara anche il cibo, cosa usiamo per mangine o per la nutrizione del pesce, organismi. Questi sono praticamente nella foto, vediamo le seppie dell'Atlantico, quale usiamo per la nutrizione, nutrimento. Poi ci sono, ci usiamo quando ci sono le sardelle e inciuni anche, poi i crocchetti di diversa granulazione, proprio prodotti per la nutrizione dei pesci, e anche andiamo ogni tanto con la barca anche a prendere il plancton, gli organismi più piccoli, con le reti speciali per i coralli che li ospitiamo. E posso dire con soddisfazione che il corallo, Coralloides, Astroides, che lo abbiamo in acquario, vive molto bene e si sta già crescendo. Fa diverse nuove strutture nella vasca, e questo è un fatto molto importante, perché è il corallo che deve avere assai difficile da gestire nell'acquario. Qua vediamo già un esempio di come si può nutrire i pesci cani in Mustellus. Noi li ospitiamo solo quelli esemplari più piccoli, magari all'età fino ad un anno, perché non abbiamo adeguati spazi per i pesci cani, e anche le vasche non così grandi, e quei organismi che non possiamo averle non li ospitiamo. Un esempio di nutrizione, le salpe, che sono in natura, si nutrono delle alghe, non sono una specie non carnivora. E di nuovo un esempio di manutenzione della vasca, il collega Livorno Walter che esplora dei pesci nuovi nella vasca. Il posto, come prima all'inizio dicevo, la vasca di riserva, questa è la vasca prima dove vengono portati i pesci nell'acquario, dove si li lascia per un certo periodo, 4-5 giorni, perché vengono magari dalle profondità più basse, sono sottoposte a diversi stress, e qua c'è la vasca in quale li teniamo per un vario periodo.
Un esempio di posizionamento delle reti, il sacco del covo, come si chiama, spero che è il termine giusto in italiano. Di questo sacco praticamente entrano i pesci diversi come ociada, spari, cavalli, i cantari e le mormori, da dove poi si possono estrarre non danneggiati. Qua l'altra posizione della sistemazione del sacco e come si adopera il prelievo pesci con le attrezzature subacquea delle nasse che sono esposte sul fondale, nei pressi anche là vicino al nostro acquario, e dopo vedremo anche il trasporto coi cestini fino alla superficie. Questo è anche un modo di usare facile il sollevamento a pietro verso la superficie, perché questa scatola magari può avere un peso di più di 50-60 kg. È una veduta di Pirano, della chiesa principale di San Giorgio, il trasferimento praticamente delle pietre nella barca per l'acquario. Questo vediamo fine immersione dalla spiaggia che dicevo vicino all'acquario, e vediamo già una foto della tartaruga ferita che ci portano vari esemplari in mesi estivi. Noi come organizzazione abbiamo anche un compito importante di svolgere, anche la tutela dell'ambiente, e questo era un progetto interessantissimo, importante, con quale si faceva il biometraggio. Poi anche le specie danneggiate, le carete, erano da noi in mesi estivi finché non si sentivano meglio, o magari erano in modo sano, erano diciamo abbastanza sane per poterle di nuovo portarle in mare. Le tartarughe sono sempre marcate con della marcatura che le fanno diversi stati mediterranei, dal quale si può controllare, col quale si può controllare magari se una tartaruga è stata rilasciata da noi dopo ritrovata a Grecia, quanto tempo magari è passato da allora che erano dati stati inseriti nel computer, o si può anche vedere il loro spostamento in mare nelle diverse stagioni. Ecco, qua c'è un esempio di, penso che era successo nel 99, che è stata trovata una careta che è venuta dalla Tunisia. Sempre dopo si raccoglie i dati, e anche il veterinario prelieva il sangue e anche dei altri dati importanti della tartaruga. E un esempio del controllo del peso e il rilascio in mare. L'altro anno è successo che una tartaruga abbastanza grande, già aveva circa 30-35 kg, è stata danneggiata da un'elica del motoscafo. Praticamente la struttura corporea sopra era stata danneggiata così gravemente che l'abbiamo dovuto operare nell'acquario di Pirano, perché il carapax era stato già spostato una parte in basso dall'altra, e dopo si doveva estrarre queste due parti, rinforzarle e di nuovo risanare l'apertura, che non si potessero danneggiare gli organi vitali dell'esemplare. Il compito dell'acquario di Pirano è importante, molto essere il legame tra i pescatori locali e la biologia marina. Qua vediamo anche un esemplare giovane catturato nei pressi di Pirano, nelle reti, e ospitiamo ogni tanto anche le specie non edigene, come Terra Pumputa, che è una specie che vive nell'Indo-Pacifico.
Adesso vorrei congratularmi, questa è la fine della presentazione, mi sembra giusto di mettere la foto Walter con il San Pietro, che è un pesce che per fortuna ancora oggi si può trovare da noi, spero che rimanga così anche in avanti, in futuro. Grazie per l'ascolto. Grazie a te, Vania. Ed ora ci fermiamo per un coffee break. I lavori riprenderanno alle 14, dove si parlerà di squali. Ci sarà la premiazione del primo concorso fotografico e anche una tavola rotonda su diversi temi che verranno affrontati per quanto riguarda le problematiche legate al mare Adriatico da Slovenia, Croazia, Austria e Italia. Quindi piccolo break e ci rivediamo qui alle 14. Comodo break.